Bene, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua così numerosi, benché l'Unione Sarda non abbia neanche pubblicato la notizia di questo evento. E la nuova pubblicata di quello. Però diciamo siamo riusciti a divulgarla con altri mezzi che sono molto simili a quelli con cui andremo avanti. Ringrazio intanto Concita De Gregorio, che è venuta qua a sostenerci e a parlare anche naturalmente della situazione della stampa a livello nazionale. Noi siamo, come dire, una briciola di un enorme pane che si sta sfainando. E ringrazio Cedac che ci ha messo a disposizione il Teatro Massimo. Ringrazio Sardex che ci ha sostenuto aiutandoci nella pubblicazione del numero unico che troverete fuori, e ringrazio anche Pinuccio Sciola che ci ha dato dei soldi, come spero che farete voi uscendo. Allora, io ho pensato intanto la parola Concita alla fine, facciamo così, perché penso che ci sia una certa curiosità attorno alla vicenda di Sardegna 24, quindi ho pensato di fare il mio lavoro, cioè la cronaca, una cronistoria di come sono andate le cose. Cercherò di essere sintetico, anche se è una storia complicata, quindi ci vuole un po' di tempo, ma non moltissimo. Ho anche scritto per aiutarmi. Allora, l'inizio, per quanto mi riguarda, di questa vicenda ha una data precisa, del 7 maggio dello scorso anno, verso le 10:11 della mattina, quando ricevetti una telefonata di Renato Solo che mi domandò se ero disposto ad assumere la direzione di questo giornale. Come si usa in questi casi, lo ringraziai, gli dissi che questa fiducia mi musicava e così via. E gli dissi anche che dovevo pensarci bene, perché tornare in Sardegna è evidentemente un'impegnativa scelta di vita, tra l'altro anche molto complicata sul piano organizzativo. E oltretutto era di pochi giorni prima il rifiuto di un collega che stimavo e stimo, Giancarlo Grilli, di accettare questo stesso incarico. Arrivavano notizie poco rassicuranti sul dimensionamento della redazione rispetto al numero delle pagine e anche alla complessità del progetto. Decisi di regolarmi così, stilai una lista dettagliata delle richieste che erano una condizione imprescindibile per l'accettazione, e quando ebbi finito di scrivere la certezza che sarei rimasto a Roma. Chiedevo infatti per il tempo di un anno, e cioè fino al presumibile momento del trasferimento della mia famiglia, una serie di benefit, quali una casa, una macchina, il rimborso dei viaggi da Catania a Roma, e chiedevo anche ovviamente che non potevo guadagnare meno di quanto già guadagnavo, quindi la conferma di quello stipendio, un numero di redattori adeguato, una serie di collaboratori e tutta una serie di richieste che costituivano un cambiamento radicale rispetto al progetto di Sardegna 24 come mi era arrivato. E sentii quei giorni successivi varie volte Renato Solo e ancora di più Fabrizio Neri, perché Fabrizio Neri era l'amministratore ed è l'amministratore delegato dell'Unità ed era allora l'amministratore delegato della SPA che stava facendo Sardegna 24, Sardegna 24 SPA per l'appunto. E questa interlocuzione andò avanti fin quando non si fissò un appuntamento per il colloquio conclusivo, che avvenne il 12 maggio, un lunedì, alle 14:30, nella sede di Disca, di SPA. Quali date sono precise? Perché le trovo nella mia agenda. Partì da Roma la mattina e tornai la sera dello stesso giorno. Era una bellissima giornata di primavera. Il vialetto di essenze sarde autoctone che conduce all'ingresso principale di Tiscali emanava, direi, senza ritegno la sua fragranza. Quindi ci fu questo incontro. E in quel momento con Solo c'era un signore che non conoscevo, che si chiama Carlo Scano, ed era uno dei soci della Sardegna 24 SPA. Naturalmente nel corso della settimana mi ero informato attraverso amici, conoscenti, varie fonti sarde su chi fossero i tre soci fondatori, il cui nome era comparso già sui giornali.
e cioè che fossero Carlo Scanna, che era il signore che era in compagnia di Renato Solo, Mariano Pileto e Giancarlo Muscas. E le informazioni erano state molto rassicuranti, perché si trattava di imprenditori molto solidi, conosciuti per la loro solidità, cioè si trattava di persone che avevano ognuna delle risorse, e quindi il loro impegno per una cosa così complessa come la nascita di un quotidiano era un impegno che si fondava comunque su una solidità economica, e in più c'era comunque la presenza di Renato Solo, che ovviamente costituiva una garanzia. E devo dire che mi sono sorpreso per come tutte quante le richieste che io feci furono istantaneamente accolte, senza nessuna replica, tutte subito. Una trattativa durata un attimo proprio. E quindi, diciamo, partì lo startup, un mese, devo dire, piuttosto pesante. Tra l'altro Concita lo ricorda, perché io poi comunque ero con il direttore dell'unità, e tra l'altro non è che me la sentissi così di abbandonare di botto il giornale e cercare per quanto era possibile di fare le due cose, cioè di stare da Roma a Cagliari, di lavorare da Cagliari per Roma e da Roma per Cagliari. Devo dire una cosa molto pesante, però anche esaltante, perché effettivamente credevo e credo ancora che fosse necessario un organo di informazione, quindi alternativo in Sardegna, che desse le notizie soprattutto. Infatti la cosa più sorprendente, apro una parentesi, per me con questa esperienza di Sardegna 24 è stata questa, che se uno fa un giornale e si propone di fare un giornale che dà notizie esclusive, un giornale di inchiesta, è chiaro, dice ce la faremo, le troveremo le notizie. Ecco, la cosa sorprendente è stata questa, che le notizie qua ti cascano addosso, devi solo pubblicarle. Quindi già noi pubblicavamo le notizie che gli altri semplicemente non scrivevano. Per fare un giornale alternativo in Sardegna basta fare una cosa, i giornalisti. E già è un giornale alternativo. E quindi comunque c'è questo momento di, diciamo, lo startup concorso. Allora, io con Solo avevo parlato molto chiaro e davo per scontato che la mia esplicita richiesta di assoluta autonomia nella condivisione naturalmente di un orizzonte politico, perché sennò non accetta una direzione se non condivide l'orizzonte politico. E io condividevo, e devo dire condivido, l'orizzonte politico che è stato disegnato col governo Solo, con il piano paesaggistico che noi abbiamo, diciamo, difeso e sostenuto con estrema forza. Però, diciamo, considero anche da scontato che poi nel momento in cui viene data la proposta a un giornalista che comunque una storia, si deve essere per scontato che l'autonomia nella condivisione dell'orizzonte politico è assoluta, e che anche perché devo dire, a parte la breve esperienza all'unità, non ho fatto altro che quindi, giornalista sul campo. Io non posso adesso addentrarmi nella relazione dei particolari minuti di quello startup. Posso dire che la prima cosa che feci fu di modificare radicalmente il timone del giornale. I grafici avevano un certo timone, il timone è la sequenza delle pagine, che mi dicevano che era stato anche quel timone predisposto secondo l'idea che era avuto Solo, ed era assolutamente innovativo, per dire, c'erano le prime sei pagine che erano di commenti, poi dopo sei pagine, diciamo, il lettore, i sopravvissuti, diciamo, arrivavano al fatto del giorno, e poi cascavano, si inoltravano nella Sardegna, arrivavano a un centro di pagine culturali, poi precipitavano rotolando verso la fine del giornale, dove trovavano improvvisamente gli interventi esteri. E io rimisi le pagine nell'ordine normale, diciamo, secondo la normale grammatica giornalistica, e quindi feci il giornale come pensavo, diciamo, che si potesse fare. Poi sì, ci sono altre cose che volevo dire anche rispetto all'ingresso dei colleghi, cioè io trovai sostanzialmente, visto che il progetto di Sardegna 24 era un po' partito, tanto che era stata proposta già la direzione a un altro collega, erano stati contattati
dei colleghi. Quindi c'erano delle parole già prese. Io ovviamente chiesi assoluta autonomia nelle assunzioni, però si trattava di tenere conto anche di queste parole già prese, per cui io trovai, diciamo, già nella redazione tre persone. Uno di questi era era allora e poi è entrato il portavoce di Renato Solo. E poi c'erano due colleghe ex di Epolis che diciamo mi furono presentate con una certa qualifica e io dissi che ritenevo che la qualifica di operatore capo dovesse essere una persona di assoluta fiducia, eccetera. Comunque fatto sta che per il resto ho fatto poi le assunzioni in assoluta autonomia, diciamo basandomi sul loro curriculum, come possono testimoniare dei colleghi che sono stati assunti mandandomi una mail, un curriculum provo ancora gioia a ricordare l'espressione sbalordita di un collega che viene assunto semplicemente perché ha un curriculum. Io non ho mai fatto assunzioni, ho scoperto che è un evento assolutamente straordinario, cioè una cosa che uno non crede, pensa che lo sia quasi venuto in giro, no? E poi c'erano anche delle altre assunzioni da fare sulla base delle competenze, c'erano dei colleghi ex di polizia che avevano fatto delle esperienze, quindi si fa una relazione. Vuol dire che nel caos totale dello Stato fu una cosa fortunata, tant'è vero che in questa ripartenza, che è totalmente autonoma rispetto all'esperienza di Sabina 24, la vicenda degli asilini, diciamo, la cosa degli asilini, la maggioranza assoluta di giornalisti che hanno fatto Sabina 24 la si ritrova dentro questa nuova esperienza. Allora,